Grazie. Velocemente, scusate se sono potuto inserire solo in questo momento, però ritengo questo incontro dell'ARPA molto importante. Ringrazio il direttore per la collaborazione di questi anni e per anche questa capacità che ha come ARPA di organizzare momenti di comunicazione e di formazione. È già stato molto utile, sono già stati molto utili alcuni elementi di approfondimento, ad esempio sulla nuova tecnologia del 5G, che abbiamo apprezzato molto, perché ovviamente sono temi molto sensibili e quindi occorre grande trasparenza, autorevolezza e capacità appunto di spiegare, dare informazioni corrette dal punto di vista tecnico, ed è molto importante questo lavoro sulle PM10. Quest'anno purtroppo io prendo sempre abbastanza con le pinze le classifiche del Sole 24 Ore, però quelle tematiche a mio parere hanno una validità maggiore, perché se non altro mescolano meno dati. Quest'anno noi siamo scesi dal sesto posto al 20° posto sulla qualità ambientale, è comunque un buon piazzamento, quasi esclusivamente per lo sforamento delle polveri sottili che c'è stato l'anno scorso. E quindi, come dire, questo convegno ha molto a che fare con la qualità della vita delle nostre città, in particolar modo di quelle città che risentono maggiormente delle polveri della pianura padana, perché come sappiamo almeno una parte delle Marche ha anche questo tipo di problema, nel senso che quando con i venti del mare presumibilmente alcune polveri sottili risalgono nelle vallate marchigiane, soprattutto nel nord delle Marche, andando a peggiorare ulteriormente la situazione delle polveri sottili. E poi abbiamo un problema legato invece a casa nostra, che in gran parte riguarda il riscaldamento urbano, e ogni anno devo combattere con i pesaresi che vogliono accendere i riscaldamenti prima, quando non ce n'è bisogno. Sono 20 gradi fuori, vogliono che accendiamo i riscaldamenti. Io in qualche modo spiego che poi questa è una delle cose che incide anche in maniera peggiore sulle polveri sottili. Ovviamente sul tema del riscaldamento c'è tanto da dire, in termini di anche innovazione degli impianti rispetto a materiali utilizzati, anche i nuovi impianti che però producono tante PM10, e questi sono i due problemi principali. Poi Pesaro ha un problema, diciamo, simile a tutte le Marche, che abbiamo l'autostrada che sostanzialmente taglia la città, e quindi avere un'infrastruttura come quella all'interno della città produce polveri sottili, diciamo, di una quantità molto più elevata del traffico locale, quindi è un tema anche quello molto delicato e che comunque è un handicap per il nostro territorio. I nostri punti di forza però quali sono? Sono quelli di una città che invece ha scommesso molto sulla mobilità alternativa. Noi anche quest'anno siamo tra le città più ciclabili d'Italia, la città della bicicletta in termini di uso di bicicletta. Questo ha sicuramente migliorato la qualità della vita e ha aiutato ad immettere in atmosfera meno CO2 e anche meno PM10. Quindi abbiamo dei punti di forza, dei punti di debolezza, e capire con ARPAM come affrontare al meglio queste situazioni anche per una città come la nostra è davvero molto importante. Quindi grazie al direttore Marchetti, grazie a tutto lo staff, perché stanno facendo davvero un lavoro molto prezioso in tanti ambiti. Con noi stanno lavorando anche molto sul tema della bonifica dell'ex AMGA, che è un altro elemento per la città molto importante. Quindi, come dire, sono molto soddisfatto della collaborazione che c'è e saluto tutti, perché sicuramente questo convegno darà a tutti gli amministratori informazioni e strumenti in più per prendere delle decisioni in un contesto ambientale in grande trasformazione, ma nel quale, come dire, è uno scenario nel quale tutti noi sappiamo che la sfida ambientale sarà sempre più centrale e abbiamo bisogno di affrontarla al meglio con strumenti tecnici di supporto alle nostre decisioni. Quindi grazie ancora direttore, buon lavoro a tutti voi. Allora, volevo solo dire che l'impegno nostro di agenzia in questo momento appunto è quello di definire quali sono le migliori misure, le conoscenze diciamo più concrete che possiamo mettere in campo con questo studio per capire l'origine dei polveri, che serve appunto anche ai sindaci per supportare le proprie scelte quando magari hanno delle problematiche, e serve poi alla regione, come dicevo prima all'inizio,
per mirare al meglio appunto quelle che sono le misure, insomma, anche alla luce della ripresa, alla luce dei finanziamenti che verranno sul recovery fa, alla luce del New Green Deal che si può fare, insomma, per cui tutto quello che può essere, anche perché nell'ultima precisazione di questi giorni la Corte di Giustizia Europea ha condannato a misure di infrazione l'Italia appunto perché non ha messo in atto delle misure tali da poter far diminuire l'impatto delle corti. Noi peraltro, come stai a Pesaro e a Fano, abbiamo per questo anche virtualmente la tua presenza e quella del sindaco di Fano Romani, a Fano appunto e a Pesaro stiamo un po' cercando, abbiamo messo dei mini campionatori, insomma, di approfondire il tema delle polveri che c'è. Ti ringrazio dei suoi saluti, mi ha fatto piacere e alla prossima occasione. Grazie.